scala di squadratura consente di effettuare tagli perpendicolari in maniera sicura ed accurata. La tavola di squadratura è una dima di costruzione relativamente semplice, costituita da una base di, diciamo, su cui appoggiare il pezzo, una parte anteriore, un supporto posteriore. La chiave della dima è la presenza di due listelli che scorrono all'interno delle scanalature presenti sul banco sega. Questa è una vista inferiore della tavola di squadratura, i due listelli che scorrono all'interno delle guide parallele. Il requisito fondamentale per un corretto funzionamento della tavola di squadratura è il preciso allineamento, il preciso parallelismo tra le due scanalature laterali e la lama della sega da banco. Per poterla controllare utilizzate una squadra combinata, marcate un dente in questo modo . Prendete precisamente la misurazione e la distanza con la squadra combinata, ruotate la lama e riprendete la misura dall'altro lato. Nel caso in cui ci fosse una discrepanza di misurazione, occorrerà agire sui quattro perni che sostengono il motore della sega da banco per poter modificare lateralmente la disposizione della lama fino a trovare il perfetto parallelismo con le due scanalature laterali. Una dima costruita con cura dovrà avere fondamentalmente due caratteristiche. Una, quella di scorrere in maniera precisa all'interno delle due scanalature, senza gioco laterale, quindi se provate a muoverla la dima dovrà stare perfettamente salda nelle due scanalature, pur non incontrando eccessiva resistenza nell'avanzamento, e dovrà effettuare dei tagli perpendicolari perfettamente in squadra. Proviamo a controllare con una squadra di precisione se il nostro taglio è effettivamente in squadra. Un taglio decisamente preciso. Uno dei grossi vantaggi della tavola di squadratura è che ci consente di effettuare dei tagli con particolare precisione rispetto alle linee di marcatura. Per esempio, in questo caso è possibile tagliare in maniera precisa semplicemente allineando il pezzo sulla linea di taglio presente sulla base della tavola di squadratura. Questo torna particolarmente utile per esempio quando vogliamo tagliare dei tenoni. Vediamo come. Attraverso il fissaggio di un semplice arresto è possibile effettuare tagli ripetuti con particolare precisione e accuratezza. Sarà sufficiente prendere la distanza con un metro flessibile, dalla linea di taglio fino al nostro stop.
caso di pezzi la cui lunghezza vada oltre la dimensione del nostro, della nostra tavola di squadratura, sarà sufficiente aggiungere un listello con uno stop aggiuntivo di questo tipo, fissarlo alla distanza voluta e poter effettuare i tagli alla lunghezza che vogliamo. La dimensione della tavola di squadratura dipende naturalmente dalle vostre esigenze. Quella che avete visto in azione è una che ha una capacità di taglio di circa 35 cm, ma potete costruirne praticamente di qualunque dimensione. Questa per esempio è in grado di tagliare in maniera perpendicolare circa 80 cm, così come ne potete realizzare altre che sono in grado di effettuare tagli a 45 gradi per realizzare per esempio con precisione delle cornici.